la Sicilia diventa punto di riferimento nazionale su un tema significativo che riguarda sia l'oncologia sia la cardiologia. Quando si approvano dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, si tende ad standardizzare le procedure su tutto il territorio della regione. E si immagina quello che mi era capitato di dire fin dal momento del mio insediamento, che la sanità funziona se ha dei punti di riferimento e se questi punti di riferimento sono estesi su tutte e 9 le province siciliane. Il PDTA cardio-oncologico, quello lì sulle breast unit, quello che si sta realizzando in materia assistenziale sul percorso degli stili di vita, hanno tutti questa funzione: immaginare un modello di gestione moderna della sanità attraverso la creazione di percorsi che siano finalmente posti a servizio di tutti i cittadini. Villa Amalfitano oggi ospita questo evento importantissimo. Presentiamo agli operatori del settore, quindi sia cardiologi che oncologi, il nostro PDTA. È un PDTA, PDTA sta per percorso terapeutico assistenziale, che mette insieme quelli che sono i due percorsi separati per i soggetti che hanno cardiopatie e i soggetti affetti da malattie oncologiche. Quello che è venuto fuori da studi e da dati epidemiologici che un malato oncologico sviluppa contemporaneamente una serie di problemi di tipo cardiovascolari. Allora ci siamo resi conto che necessitava programmare insieme un percorso che venisse utilizzato da tutti. Abbiamo messo al tavolo le società scientifiche, abbiamo messo al tavolo gli oncologi e i cardiologi e alla fine è venuto fuori un documento che verrà utilizzato da tutte le strutture sanitarie della nostra regione, ma che devo dire ci stanno invidiando anche le altre di regioni. Perché? Perché il primo in ambito nazionale è il primo percorso che affronta contemporaneamente i due aspetti. Con questo documento sicuramente il paziente oncologico avrà un'attenzione maggiore nel percorso assistenziale e noi siamo grati adesso anche ai nuovi direttori generali che con loro entusiasmo sono stati nominati, come noto, da qualche giorno, potranno portare avanti quanto decretato nel documento firmato dall'assessore. Lì sono gli effetti negativi della tossicità dei farmaci oncologici sul quadro cardiologico? Allora, l'effetto più negativo sono le complicanze a carico, quindi lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, le turbe del ritmo, ma ce ne sono anche delle altre, il tromboembolismo, tutti effetti che possono portare ad esiti infausti. Con un'attenta monitorizzazione, prevenzione, si parte anche dalla prevenzione, il paziente viene screenato dal cardiologo prima di iniziare la terapia, dopodiché si dà l'ok alla terapia antineoplastica. Se un paziente è cardiopatico, quindi è un paziente per definizione più complesso, il team multidisciplinare costituito tra cardiologo e oncologo stabiliranno insieme il percorso di cura e il percorso di follow-up, cioè i controlli più ravvicinati in base alle condizioni clinico-strumentali. Quali sono gli effetti positivi dal punto di vista economico? L'effetto positivo dal punto di vista economico è: se noi intercettiamo prima, durante e dopo, ridurremo le ospedalizzazioni. Nel documento viene esplicitato come un paziente in terapia cardiotossica costa pro capite, spesa pro capite, poco più di 10.000 euro. Un paziente senza terapia cardiotossica costa 5.000, è un paziente cardiopatico, poco più di 5.000 euro. Un paziente neoplastico senza cardiopatia costa come spesa pro capite poco più di 4.000 euro. Quindi se noi andiamo a vedere i 10.000, noi ridurremo sicuramente le riospedalizzazioni, ma quello che è molto più importante, miglioreremo la qualità della vita del paziente e miglioreremo in senso positivo gli esiti.